Toglimi una curiosità, ma tu che lavoro fai per vivere? Il musicista? No, ma io intendo dire nel concreto, Il musicista? ma volevo dire per procurarti i soldi necessari per vivere. Il musicista? Conosci l'ultimo brano di Mahmood? Mi dispiace, ma no. E l'ultimo brano di Achille Lauro? Mi dispiace, ma no. E l'ultimo brano di Enodì? Mi dispiace, ma no. Ma allora non conosci nessun brano famoso? Se ti sto organizzando la festa di Capodanno in una discoteca, vorrei che venissi a suonare e che facessi ballare tutti da mezzanotte fino all'alba, quanto vuoi per una serata così. Non c'è problema. Per la serata di Capodanno, che è una festa in cui non suono meno di 4-5 ore ad un ritmo molto sostenuto, ed in virtù della nostra amicizia, non posso chiederti meno di 300 euro. E che esagerato? Io pensavo di cavarmela con 100 euro massimo. In fondo suoni solo la chitarra e canti, non è una cosa faticosa. Possiamo fare almeno 150 euro? Non mi dispiace, sono 300. Allora, possiamo fare 200? Non mi dispiace, sono 300. 250 euro invece? Non mi dispiace, sono 300. E allora, facciamo 275 e non se ne parla più. No, lascia stare. Mi sono appena ricordato che per Capodanno ho un altro impegno. Senti, vorrei fare una serata di musica dal vivo nel mio ristorante. Sei disponibile? Certo che sono disponibile. E quanto chiedi? Il mio cachet per una serata di musica dal vivo è di 100 euro. Ma che esagerato! Pensavo di cavarmela con 50 euro al massimo. No, 100 euro. Ma lo sai che un mio cameriere prende 50 euro per lavorare dalle 18 a mezzanotte? Ti non faticherai mica come lui! Lascia stare, mi sono appena ricordato che non posso venire a suonare da te perché ho un altro impegno. Ma se non ti ho neanche detto quando volevo farla questa serata? Sì, ma sarò sicuramente già impegnato. Vorrei propormi per fare una serata di musica dal vivo nel suo locale. Possiamo organizzare? Sì, serpo, quando vorresti farla? Fantastico, pensavo questo sabato sera. Sarebbe possibile. Assolutamente sì. Ti devo chiedere una cosa però. Mi dica. Quanta gente mi porci? Non ho capito. In che senso? Quanta gente puoi portare alla tua serata? Ma io sono un musicista, non un PR. Ma io per farti suonare ho bisogno di riempire il locale. Posso chiedere a mia nonna se vuole venire? E lei ha un seguito? Lasciamo stare, mi sono appena ricordato che mia nonna è sorda e quindi non potrebbe sentirmi suonare. Vorrei propormi per fare una serata di musica dal vivo nel suo locale. Possiamo organizzare? Sì, serpo, quando vorresti farla? Fantastico, pensavo questo sabato sera. Sarebbe possibile. E quanto chiedi per una tua serata? 100 euro più la cena. Ma lo sai che un mio cameriere prende 50 euro per lavorare dalle 18 a mezzanotte e tu non faticherai mica come lui? Ma lo sa che io posso fare il cameriere quando voglio, ma un cameriere non potrà mai fare quello che faccio io con la chitarra, se non dopo aver studiato per una ventina d'anni. Ma lo sai che a me serve un cameriere in più questo fine settimana? Davvero, vengo io. Quanto vuoi per lavorare da me? 100 euro più la cena.